Come dire, la lettura che dà Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle di queste notizie di oggi, le dimissioni del mini direttorio, hanno detto, beh, insomma, la macchina amministrativa è partita, non c'è più bisogno di noi, anche se sul fatto che sia partita si può nutrire qualche dubbio. E poi, insomma, il fatto che si fanno fuori gli assessori al bilancio uno dopo l'altro. Beh, innanzitutto buonasera, Buonasera. grazie dell'invito e buonasera anche a Travaglio e a tutti i radioascoltatori. Io penso innanzitutto che ci sia una voglia morbosa di seguire ogni piccolo passo del movimento, anche quando riguarda le decisioni interne, ma noi lo accettiamo benissimo. Ovviamente io come premessa dico, ci piacerebbe che venisse Beh, fatto una parliamo di cambiata. Roma e parliamo del fatto che se a Roma avrete successo, tutti sostengono che potreste aver successo anche per il governo del paese. Quindi diciamo, Beh, tutto lo il prende fatto che lei. si tratta di Roma, il fatto che avete voi spesso fatto l'equazione se vinciamo a Roma, vinciamo nel paese, fa sì che ci Ma sia molto guardi, interesse. questo fondamentalmente ci interessa poco. Noi stiamo amministrando Roma, vogliamo amministrarla nel migliore dei modi e ci piacerebbe che, non, che ci lasciassero lavorare, perché lei deve capire che anche dal punto di vista psicologico sicuramente la situazione di Virginia, di tutti i ragazzi della squadra che le sta attorno, non è semplice, perché ad ogni piede sospinto questa viene rincorsa, raggiunta da fotografi, giornalisti. Lasciamo Però lavorare devo questi dire che avete ragazzi. fatto anche molto da soli, nel senso che non è, la stampa avrà i suoi problemi, l'opposizione i suoi alti, ma anche voi, Però, tra di voi, allora, vi siete fatti guardi, male da soli, ho io l'impressione. penso che lei ieri abbia visto a Nettuno un ragazzo di 30 anni che Luigi Di Maio ammettere un errore, e penso che non vedrà mai, ma sicuramente non ha mai visto nei suoi anni di esperienza, soprattutto in questi due e mezzo di governo Renzi, il Presidente del Consiglio ammettere una bugia che ha detto. E io sinceramente sto in Parlamento da 3 anni e mezzo e sto ascoltando solo bugie. Quelle ultime che ha detto da Vespa sono apocalittiche. Poi tra l'altro io invito chi ci ascolta ad andare su YouTube, perché quello è tutto quello da cui bisogna partire e digitare Però, mi Renzi scusi, non è colpa della stampa se non, se non trovate un assessore al bilancio, no? No, io questo voglio capire. Ma io semplicemente dire, guardi, digitare Renzi inciucio di palazzo, Va si bene. vede quando Renzi affermava non diventerò mai Presidente del Consiglio con un inciucio di palazzo senza passare dalle elezioni. Quindi quando questi ci attaccano io mi frego le mani. Certamente ci sono difficoltà, noi abbiamo ammesso degli errori, quello che sta accadendo significa che stiamo ripartendo praticamente da zero. Voi tutti ci avete attaccato dicendo che Virginia Raggi non era indipendente, che Virginia Raggi aveva questo mini direttorio che le legava le mani e le legava le gambe. Questo mini direttorio oggi non c'è più, quindi immagino che sarete tutti contenti. Noi stiamo lavorando per il bene dei cittadini e questo è il paradigma da cui nessuno si deve mai Mi faccio dimenticare. sentire Accettiamo Travaglio su qualsiasi critica. questo. Travaglio, il rapporto tra diciamo, la Raggi e i vertici 5 Stelle, come lo si può descrivere? Perché oggi i giornali dicono la Raggi sarà controllata, la Raggi sarà addirittura forse commissariata, Grillo assolve la Raggi Grillo salva la Raggi, però invece anche altri giornali, tuo o altri, il Manifesto, ne danno una lettura un po' diversa, che in fondo la Raggi sta tenendo botta, sta reggendo un braccio di ferro duro con i suoi vertici. Come la dobbiamo interpretare un po' tutta la vicenda, anche per, diciamo, Ma darne un noi sommario? abbiamo fatto quel titolo in apparenza scherzoso, La la Marchesa del Marchesa Grillo. Grillo, perché la frase famosa del Marchese del Grillo, un po' pecoreccia, era io so io e voi non siete un cazzo, e la Raggi ha rivendicato un fatto incontestabile. Io ho preso 770.000 voti e voi no, io sono il sindaco eletto direttamente dal popolo e voi no, quindi ho il sacrosanto diritto di scegliere i miei collaboratori, poi ovvio d'intesa con il movimento, ma non è che il movimento deve imporle i suoi uomini, deve semmai fare delle obiezioni se lei nomina qualcuno che non è considerato in linea con il movimento. Però tutto va motivato, sia quando lei nomina qualcuno, sia quando qualcun altro le dice no, quello non lo devi nominare. Quindi è chiaro che la Raggi, dipinta da tutti come una bambolina imbambolata, si è dimostrata, non so se si dimostrerà un sindaco capace, perché questo lo vedremo nei Non ha ancora prossimi avuto tempo di cominciare a farlo, no? Non ha ancora potuto cominciare a fare il sindaco, visto che fino a si è parlato più di affari interni ai 5 Stelle che non delle politiche per Roma, ma questo lo vedremo quando fra qualche mese si potrà trarre qualche primo bilancio provvisorio. Certamente non ha dimostrato di essere una bambolina imbambolata, anzi ha dimostrato di essere piuttosto energica e di avere anche un caratterino piuttosto solido, visto che ha in questi giorni, insomma, rivendicato la sua funzione
avendo diciamo dei confronti piuttosto accesi con il mio direttorio, col maxi direttorio, con Grillo stesso, e alla fine comunque quello che voleva fare, cioè nominarsi lei l'assessore al bilancio, poi è successo l'incidente di stamattina, tenere la Muraro fino a che non ci saranno carte dalla procura che diranno che cosa ha dovuto, però rinunciare a Marra e a Romeo in qualche modo, comunque ridimensionare. No, perché Romeo avrà lo stipendio ridotto, come lei stessa sabato aveva comunicato che avrebbe fatto, e Marra è stato soltanto spostato, anche perché poi questo Marra io aspetto ancora di sapere che cosa avrebbe fatto di male, se non in quanto funzionario comunale lavorare con quelli che comandavano il comune. Tutti i funzionari, quando arriva un sindaco, servono quel sindaco, certo. Quando ne arriva un altro servono, non è che uno può evaporare perché arriva un sindaco, ha lavorato alla regione con Polverini e con Zingaretti, ha lavorato al comune con quelli c'erano e con quelli lavorava con Marino, e adesso lavora con la Raggi. Prima di tornare da Toninelli, volevo chiederti se secondo te Toninelli ha ragione quando dice che gran parte dei problemi sono amplificati, deformati dall'accanimento della stampa, degli altri partiti. Certamente, se la stampa avesse usato la stessa attenzione che usa, dico io, doverosamente nei confronti della Raggi, anche nei confronti dei precedenti sindaci, probabilmente Roma non avrebbe accumulato qui 13-14 miliardi di debiti e non sarebbero esplosi tutti gli scandali che abbiamo visto esplodere grazie spesso all'arrivo dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia e della Procura, più che non di grandi campagne di stampa. Quindi su questo non ci sono dubbi. Io però penso che sia corretto l'atteggiamento di adesso, cioè massima attenzione a quello che fa la Raggi, semmai ci si è addormentati per troppi anni prima. È ovvio, no, che lo sappiamo tutti, che i grandi giornali rispondono a interessi di editori che poi non fanno. Diciamo anche che c'è materia, però non è che proprio ci si sta inventando tutto. Hanno fornito materia anche quando il PD ha deciso di suicidarsi con il caso Marino, insomma l'attenzione c'è stata. Ci sarebbe forse dovuta stare quando Roma accumulava tutto quel debito e magari non c'era perché altri sindaci assecondavano gli interessi di tanti palazzinari che poi fanno anche gli editori, ma quello voglio dire, è quello il problema, è il prima, non è adesso. Sentiamo i titoli del TG1, poi torno da Danilo Toninelli. Caos Campidoglio, lascia il neo assessore al bilancio De Dominicis, indagato per abuso d'ufficio, si allarga l'indagine sulla Muraro. E scontro sulle Olimpiadi a Roma nel 2024, imminente il no dei 5 Stelle, il CONI e gli altri partiti criticano la scelta. Dopo l'annuncio del muro anti-migranti a Calais, il TG1 tra i disperati che cercano di andare in Inghilterra e giurano non ci fermerà. Omicidio Regeni a Roma, vertice con gli inquirenti egiziani, Giulio seviziato per giorni, sul corpo incise lettere e simboli. Terremoto, continuano i trasferimenti negli alberghi, ma c'è chi non lascia la propria terra, casette pronte in 7 mesi. Monte Bianco, guasto ai cavi della funivia, 110 persone bloccate a 3.000 metri, vengono tratte in salvo con gli elicotteri. Questi giorni di Giuseppe Piccioni è il terzo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nel cast anche... 19.57 minuti, questi titoli del TG1, mi scuso ancora un momento con Toninelli, Marco Travaglio ci deve lasciare da pochi secondi, quindi gli volevo fare soltanto un'ultima domanda, poi vado da lui e anche da qualche ascoltatore. Tu hai scritto una sorta di ipotetico discorso che la Raggi avrebbe dovuto fare. C'è qualche aggiornamento che alla luce dei fatti di oggi vorresti aggiungere a quell'ipotetico discorso? Qualcosa che la Raggi dovrebbe dire, non so, appunto sul direttorio, su De Dominicis o su come sono andate le cose a Nettuno? No, io credo che la Raggi dovrebbe, una volta spiegato perché si fida di Romeo e di Marra e perché... insomma, e che cosa farà nel caso in cui emergessero elementi pesanti a carico dell'assessore Muraro, deve concentrarsi sulla nomina del nuovo assessore al bilancio, spiegare bene perché lo ha scelto e poi cominciare a lavorare, a dare dei segnali di... Non è che deve riportare Roma più bella e più superba che prima, come diceva il Nerone di Petrolini, perché Roma è in condizioni tali per cui non ci si può aspettare dall'oggi al domani la bacchetta magica, ma deve dare qualche segnale
degli indirizzi che vuole intraprendere nella sua attività di giunta, certo. E in modo da dimostrare anche con i fatti che è a pieno titolo il sindaco di Roma e che intende farlo con i fatti. Dette quelle poche cose, deve mettersi al lavoro. Va bene, grazie a Marco Travaglio. Vado da Danilo Toninelli per chiedergli questo: ma non sarebbe stato meglio, come molti oggi dicono, che la sindaca Raggi avesse presentato la sua squadra bella, formata, compatta prima del voto, comunque molto prima degli ultimi giorni in cui l'ha fatto? Penso che ai cittadini gli interessi ben poco un nome, un cognome o una faccia. Gli interessi che gli interessa, che idee hai in testa e come le vuoi realizzare. E noi sinceramente siamo il Movimento 5 Stelle, prima viene il progetto e il programma e poi vengono le persone. Quindi io non me ne frego altamente dei nomi. Quello che mi permetto di dire è che le prime due notizie del TG1 che lei ha appena fatto sentire confermano quanto dicevo. Sono talmente false. Non si può iniziare come prima notizia a causa Roma, ma glielo dico tecnicamente, sa perché? De Dominicis oggi non può più essere candidato ed eletto e nominato assessore per perché noi abbiamo abuso d'ufficio. No, indipendentemente da questo, abbiamo un codice di comportamento che rispettano gli eletti, chi si è candidato e chi viene eletto dai nostri portavoce al Campidoglio, che dice che non puoi essere condannato con condanna per sentenza penale devi non essere a conoscenza di indagine. Il signore è a conoscenza di indagine, è un indagato e manca un requisito oggettivo per la sua candidatura. Quindi mi dice lei. Ma però allora se manca il requisito per De Dominicis, manca anche per la Muraro. Quello è un requisito precedente la candidatura, requisito successivo deve andare, se lei si prende il codice di comportamento dei candidati, degli assessori, ci sarà scritto che devi arrivare a sentenza di condanna invece, sono due cose diverse, sono due articoli diversi, quindi mi dice lei che quanto può essere, o meglio, io dico io quanto sia falso il titolo di un TG1 che dovrebbe essere spento, che è quel TG1 che dal 62% di tempo ha parlato a favore del sì al referendum, quindi ed evidentemente il suo direttore dalla parte del PD di Renzi, che dice una falsità come prime due parole. Però mi scusi, una sindacatura che non ha ancora una giunta completa a 80 giorni dalla sua formazione, beh, dottor non so Quenzi, se è caos, non so se è confusione, Quenzi, è un problema, mi riconoscerà che è un problema. Allora, noi abbiamo ammesso gli errori, il 7 luglio è la data dell'insediamento di Virginia Raggi al Campidoglio e della sua giunta, ma io le dico che la perfezione e i miglioramenti ci stanno, noi abbiamo l'umiltà. No, e questo per dire che se uno dice caos Roma per il fatto che non c'è ancora un assessore al bilancio, no, forse è un'esagerazione, però è un problema sicuramente. De Dominicis non ha un requisito oggettivo. No, comunque non c'è un assessore, non c'è più Minenna, non c'è ancora De Dominicis. Vabbè, la macchina amministrativa può andare avanti, lei sa che Roma c'ha 50.000 dipendenti. Beh, l'assessore al bilancio, aspetti, sentiamo, c'è un ascoltatore, Laura della provincia di Catania, buonasera. Buonasera, solo tre piccole cose. Quando sento dire stiamo lavorando, non vedo il lavoro che viene svolto a Roma, perché appunto sono impelagati in questi problemi e non mi sembra che stiano facendo. Stanno lavorando per risolvere i problemi. Sì, ma non quelli di Roma. Però. La seconda perplessità è, insomma, quando uno sente voci carpite da telefonate in cui si sente dire che loro non ne capiscono niente, vengono un po' i brividi. Terza cosa, di solito nei primi 60, 70, 100 giorni si dice ancora non ci siamo, si dà un'idea di chi si è, di cosa si vuol fare, insomma siamo tutti, io non vivo a Roma, ho dei parenti, siamo tutti molto preoccupati. Grazie Laura. Vincenzo da Livorno, poi chiudiamo con Toninelli. Vincenzo, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo fare una... Premetto che sono un elettore 5 Stelle. Bene. Volevo fare una considerazione e una domanda. Io mi sono confrontato con i miei colleghi, senti, e nessuno di loro... Tra l'altro anche lei è un sindaco 5 Stelle, no? Sì. Nogarin, sì. Bene, siamo, mi dica. Sì, e nessuno di loro conosceva l'assessore al bilancio o il capo di gabinetto o l'assessore all'ambiente della Giunta Marino. Adesso che se ne parli, credo che sia una cosa positiva. Mi domando solo perché la grande stampa non si concentra anche su Milano o non so. Cioè lei dice ben venga che se ne parli, gli assessori di non si conoscevano prima sì. non se ne parlava. È anche vero che conosciamo i nomi di assessori che non sono più assessori. E Toninelli, come vogliamo rispondere ai nostri ascoltatori? Ma io rispondo molto semplicemente alla signora che è intervenuta per prima, dicendo che gli espertoni di politica e super tecnici alla incalza si sono mangiati
la città e si sono mangiati anche il paese. Noi pecchiamo di esperienza, può essere vero, abbiamo fatto dei passi da giganti in Parlamento e penso, ma lo dico veramente umilmente, non tutti, qualche uno, una parte, sì, è vero, ce ne dovete dare atto, li faremo in qualsiasi luogo in cui andremo, perché abbiamo innanzitutto le mani libere e l'umiltà di studiare e di scegliere le persone non per rapporto di amicizia, ma per curriculum. Questo è il paradigma. Ovvio, è una falsa partenza, ma io sono il primo ad ammetterlo, ma l'umiltà... Potrei obiettare che il curriculum di Dominici ve l'aveva dato l'avvocato San Marco dello studio Previti, però non voglio, non voglio andare in queste... Solo queste, chi se ne frega. Sì, no, io le potrei obiettare, sinceramente a me è importante la competenza e che esegua le nostre direttive politiche del bene dei cittadini, non di mettersi in tasca i soldi dei cittadini come hanno fatto. Per quanto riguarda invece i giornali, io penso che i giornali dovrebbero dare un po' più di spazio a quello che è il pericolo pubblico che sta avvenendo, avverrà novembre o dicembre, perché sappiamo che il referendum lo sta portando avanti. Uno non sa quanto ne parleremo, guardi, sia sicuro che ne parleremo, e lei sarà uno dei nostri ospiti favoriti. È un passaggio fondamentale. Poi ricordiamo sempre che il dato essenziale che prova il buon operato di un governo è quello della crescita economica, e mi pare che i dati dell'Istat dicono che è un fallimento, lo 0,0. Io la ringrazio soprattutto per una cosa, perché lei è il primo esponente del suo movimento che in questi giorni ha accettato di venire a parlare per radio di quello che sta accadendo. Io ringrazio lei e buon lavoro. Grazie altrettanto.